Bene, continuiamo con la parte introduttiva del corso di fisica. Abbiamo visto la volta scorsa che cosa si intende per metodo scientifico e quali sono le sue origini antiche. Okay. Abbiamo anche visto che la parola proprio fisica significa natura e quindi si interessa di tutti i processi, o se preferite i fenomeni naturali. Cioè tutto ciò che avviene in natura è argomento della fisica. Poi alcuni ambiti speciali acquisiscono nomi speciali. Okay. Che cosa significa studiare o analizzare o indagare un processo naturale? Altra parola importante, il fenomeno significa ciò che vedo, ciò che appare. Ok? Esempio molto semplice, che ne so, lancio un sasso, il moto del sasso, la sua traiettoria, le sue caratteristiche e via dicendo. Per analizzare o indagare un qualsiasi fenomeno naturale, ho bisogno di descriverlo quantitativamente. Oh, chiedo scusa. Descriverlo significa quantitativamente. Per farlo, per analizzare quantitativamente un fenomeno, si introducono, o lo si descrive mediante, se preferite, quelle che vengono chiamate grandezze fisiche. Ok? Che cos'è una grandezza fisica? Questo è uno dei primi punti del corso di fisica, cioè da cui la fisica parte. In realtà è un qualcosa di molto antico. Non so se ricordate, l'altra volta avevo citato il trattato di meccanica di Filone di Bisanzio, terzo secolo a.C. Già in quel trattato c'è scritto che origine e principio della conoscenza è la misura. Questa frase oggi viene ripetuta e adattata dicendo che le grandezze fisiche sono tutto ciò che è misurabile oggettivamente. Quindi definiamo come grandezza fisica tutto ciò che è misurabile. In modo oggettivo. Mi spiego meglio. Prendiamo un qualsiasi corpo anche presente in questa stanza, per esempio il mio quaderno. Okay. Posso considerare, ad esempio, la misura della, fatemi fare un disegno che lo rappresenta. Un rettangolo, per esempio, le dimensioni del quaderno, cioè la sua larghezza, chiamiamola A, e la sua lunghezza, chiamiamola B. Queste sono misurabili. Oppure la sua massa o il suo volume. Ok? Quindi dimensioni, massa, volume. Il volume in realtà è una conseguenza delle sue dimensioni, quindi non è una misura indipendente dalle dimensioni, e così via. Ok? Non tutte le caratteristiche di un ente, che potrebbe essere un ente materiale oppure no, sono misurabili in modo oggettivo. Mi spiego meglio. Se prendiamo un libro invece che il quaderno, ok? Quanto è interessante il libro o quanto mi piace il libro è una misura, ma non è oggettiva. Ok?
dipende da chi esegue questa valutazione. Uno legge il libro e può avere impressioni molto diverse. Okay? In quel caso, quella caratteristica del libro non è misurabile in modo oggettivo, quindi quella non è una grandezza fisica. Ok? È tutto chiaro? Si può discutere anche di quello, ma non rientra in questo ambito. Adesso vi chiedo di fare un piccolo esercizio. Sicuramente avete con voi una gomma, una matita, un qualcosa e un righello, mi auguro. Qui io prendo per esempio questo come se fosse la gomma che avete nell'astuccio e il righello. E vi chiedo di misurare la lunghezza della vostra gomma. Misuriamo questa grandezza fisica, chiamiamola L maiuscolo. Chi ha fatto la misura? 6,7 cm. La misura L vale 6, diciamo, 7 centimetri. Qualcun altro ovviamente ha avuto misure diverse. Andiamo a dare un'occhiata più da vicino a questo risultato. Intanto sono presenti due personaggi, un numero e un simbolo. Giusto? Allora, la parte numerica, questa, viene normalmente detta lettura. Cioè, in altre parole, è quello che leggo sullo strumento, sul righello. Le due lettere, in questo caso, sono anche altrettanto importanti della lettura, perché sono che cosa? Che cosa rappresenta l'unità di misura? E questo è fondamentale, perché è chiaro che se io misuro una certa grandezza fisica, la lettura è legata all'unità di misura, non è slegata, perché se la misuro in centimetri ho un numero, se la misuro in pollici ne ho un altro. Quindi potrò passare da un'unità di misura a un'altra. Però centimetri e pollici sono sempre unità di misura relative allo stesso tipo di grandezza fisica. Stiamo parlando di lunghezze. Ok? Riflettiamo un secondo, perché questo è importante, che lo faremo piuttosto spesso, su cosa abbiamo fatto per misurare la lunghezza della nostra gomma. Che procedimento abbiamo utilizzato? Cioè, ho usato il righello, che è uno strumento di misura sul quale torneremo tra un istante. Ma l'azione fisicamente svolta è quella di confrontare ciò che devo misurare con l'unità di misura. Quindi la procedura di misura è in realtà un confronto. Misurare una grandezza fisica significa confrontare quella grandezza, in questo caso una lunghezza, con una presa a unità di misura. Un certo trattino sul nostro righello rappresenta l'unità, nel nostro caso centimetri. E quindi la lettura di conseguenza
rappresenta che cosa? Rappresenta il confronto tra quello che devo misurare e l'unità di misura che ho scelto. Dire che la nostra gomma misura 6,7 centimetri significa dire che l'unità di misura, il centimetro, è contenuto in quanto devo misurare la lunghezza 6,7 volte. Quindi la lettura è il confronto tra la grandezza fisica da misurare e l'unità di misura, che per adesso chiamerò U, nel nostro caso centimetri. D'accordo? Che cos'è che mi consente di fare questa misura? Per eseguire la misura e quindi effettuare il confronto, ho bisogno di uno strumento di misura. Questo ha determinate caratteristiche che vedremo tra un attimo, un poco più avanti. Quindi per eseguire il confronto ho necessità di servirmi di uno strumento. Lo strumento di misura è qualsiasi dispositivo che consente di svolgere o di effettuare il confronto tra la grandezza fisica da misurare e l'unità di misura, che può essere molto semplice come righello o molto complesso come un acceleratore di particelle, anche quello è uno strumento di misura. Ok? Il principio però è lo stesso, eseguo un confronto. D'accordo? Ciò che ottengo direttamente utilizzando lo strumento, nel nostro caso la lunghezza della gomma usando il righello, viene chiamata misura diretta. Il risultato dell'uso di uno strumento di misura è una misura diretta. In questo caso abbiamo misurato la lunghezza della gomma. Potevamo misurare anche la sua larghezza e via dicendo. Ok? È chiaro fin qua. Ciò che invece ottengo in un passo successivo, immaginate di avere, che ne so, invece che la gomma il quaderno, che fosse più semplice. Il quaderno ha una forma rettangolare. Questa è la base e questa è l'altezza. La base e l'altezza le ottengo in modo diretto. Utilizzando lo strumento che è il righello. Ok? Ma posso considerare anche, una volta che ho, che ne so, ho misurato la base, fatemi fare un numero semplice, 10 centimetri. L'altezza 20 centimetri. Utilizzando queste due misure dirette posso andare a calcolare altre grandezze fisiche, come ad esempio l'area del mio quaderno. Questa la calcolo però facendo il prodotto base per altezza. Questa mi dà una grandezza fisica diversa dalle precedenti, perché l'area non è una lunghezza, ottenuta mediante dei calcoli, utilizzando misure dirette. Questa è una misura indiretta, o si può dire anche derivata, perché è derivata dalle prime due, dalle due misure di lunghezza. Misure derivate o indirette sono per esempio i volumi. Il volume
che è un prodotto di tre lunghezze, è una misura indiretta, normalmente. La densità è una misura indiretta, massa diviso volume e così via. Ok? È chiara la differenza. Le misure dirette ottenute dallo strumento, indirette ottenute mediante calcoli. Ok? Perfetto. Però posso misurare, fin qui va bene, posso misurare e ottenere grandezze fisiche ma queste possono essere di tipo diverso. Se due grandezze fisiche le ottengo utilizzando lo stesso strumento, detto proprio che più terra a terra non si può, queste grandezze sono dello stesso tipo, cioè sono omogenee. Quindi grandezze dello stesso tipo si dicono omogenee. Mentre grandezze di tipo diverso sono disomogenee. Mi spiego meglio. Se torniamo indietro al nostro quaderno e ho la base e l'altezza del quaderno, sia la base che l'altezza sono entrambe lunghezze. Sono espresse con le stesse unità di misura. Ok? Se considero per esempio il perimetro del mio quaderno, ho due volte la somma di base più altezza. Anche questa è una lunghezza. Lunghezza, scusate, ho scritto male. E quindi è omogenea alle precedenti. Hanno le stesse unità di misura. Ma se invece considero l'area, base per altezza, nel caso di prima veniva, cos'era, aspetta, 10 per 20, 10 centimetri per 20 centimetri, 200 centimetri quadri. Questa, scusate, questa non è una lunghezza, è una superficie. Quindi l'area e le lunghezze sono grandezze fisiche disomogenee, non sono dello stesso tipo. Un conto sono i centimetri, un conto sono i centimetri quadrati. Infatti non posso sommare una lunghezza, usiamo l'altra lettera, la base più l'area. Questa è la misura in centimetri, questa è la misura in centimetri quadrati. Questa operazione è priva di senso, perché non mi conduce a nessuna grandezza fisica. Non posso sommare centimetri e centimetri quadrati. Centimetri con centimetri posso farlo, centimetri quadrati con centimetri quadrati no. Sommo tra loro solo grandezze omogenee, cioè dello stesso tipo. È chiara l'idea? Quanti tipi ci sono di grandezza?
Le grandezze fisiche sono di tanti tipi, anche perché in base ad alcune grandezze posso derivarne molte altre. Okay? Esiste c'è un insieme di grandezze, che sono quelle più semplici, che sono quelle che si ottengono con misure dirette, che formano un set di mattoni base con cui costruisco tutte le altre. Queste si chiamano grandezze fisiche. Fondamentali. Normalmente si prendono come fondamentali quelle grandezze che sono più facili da misurare, da ottenere con misure dirette. E in base a queste si costruiscono tutte le altre, tra un attimo vi farò degli esempi. Ok? La scelta, attenzione, la scelta di quali prendere come fondamentali e quali no, è una scelta di comodo, dovuta a motivi anche storici, ma in realtà è legata anche alla facilità di misurarli in modo diretto. Ok? Questo insieme quindi è particolarmente importante. Per grandezze fisiche fondamentali si intendono le lunghezze, lunghezza meglio, parliamo a singolare, tempo, anche il tempo è una grandezza fisica, la durata della lezione è una misura, dire che la lezione dura un'ora o 60 minuti significa dire che un fenomeno che dura un minuto si riproduce 60 volte durante la lezione. Okay? Si prende a riferimento un fenomeno base, la cui durata è costante nel tempo, e il numero di volte in cui questo processo unitario si riproduce misura la durata di qualsiasi altro, o può essere utilizzato per misurare la durata di qualsiasi altro. Anche qui ho bisogno di un'unità di misura, che però è diversa dal centimetro, no? Non posso misurare i tempi in centimetri, ma introduco un'altra grandezza fisica, il tempo per misurare le durate. Poi ce n'è sicuramente un'altra, che è la massa per la quale, per esempio, uso le bilance. Lo strumento di misura tipico è la bilancia. Definire la massa è tutt'altro che semplice. Per adesso mi accontento della grandezza, che sicuramente avete già visto anche nelle scuole medie, che è la quantità di materia presente in un corpo. Ok? Quella è la misura della massa. Poi ce n'è un'altra, che per adesso non ci servirà, ma per completare il set ve la do lo stesso, che è la corrente elettrica. Cioè il moto di cariche. Ciascuna di queste lunghezze, di queste grandezze, scusate, ha la sua unità di lunghezza base, di riferimento. La scelta dell'unità di lunghezze, anche lì arbitraria, dovuta essenzialmente a motivi culturali / storici. Okay? L'insieme delle grandezze di unità di misura che definiscono le grandezze fisiche fondamentali si chiama sistema internazionale. Si è convenuto di scegliere quelle. SI sta per sistema internazionale. Per la lunghezza è il metro. Per il tempo è il secondo, la massa è il chilogrammo e la corrente elettrica è l'ampere, che vedremo a suo tempo. No, però dovrebbero farlo, perché è una convenzione internazionale. Queste sono le grandezze internazionalmente, si è concordato di usare queste per unità di misura delle grandezze fisiche fondamentali. Però non dovrebbero farlo, cioè, quello è una tradizione, ok? Ma le unità di misura internazionali sono queste. Praticamente, se tu vuoi esportare un prodotto, non puoi non caratterizzarlo in questo modo. Che poi si continuino a usare quelle vecchie, ahimè, succede.
Vi dirò, per sottolineare l'importanza dell'unità di misura, vi racconto questo episodio. Una decina d'anni fa ormai, una missione della NASA che doveva mandare una sonda su Marte fallì e la sonda si sfracellò al suolo di Marte perché gli ingegneri che costruirono il satellite e la sonda operarono utilizzando le misure anglosassoni, quindi pollici, quindi libbre, quindi yard e cose del genere, mentre gli scienziati che hanno richiesto agli ingegneri costruite gli strumenti in questo modo hanno dato richieste basate su unità di misura internazionali, metri, chilogrammi, eccetera. È chiaro che se dico un chilogrammo o una libra, i due numeri sono gli stessi, ma il peso è diverso, la massa è diversa. E quindi la missione fallì per questo problema. E andarono buttati in fumo milioni di dollari, purtroppo. Quindi accordarsi e prendere e rispettare unità di misura è fondamentale per evitare sorprese di questo tipo. Ok? Utilizzando questo set di grandezze si costruiscono tutte le altre che a questo punto diventano derivate. Utilizzando per esempio le lunghezze, posso costruire aree che saranno metri alla seconda, quindi lunghezza al quadrato. Ok? Un'area, una superficie, come abbiamo visto prima, l'area del nostro quaderno, base per altezza, avrà delle caratteristiche diverse da quelle base da cui è costruita. La base la misuro con una lunghezza, l'altezza in lunghezza, quindi l'area sarà misurata in lunghezze alla seconda. Il tipo, questa caratteristica di ogni grandezza fisica viene descritta da quelle che si chiamano le dimensioni della grandezza fisica. Cioè di che tipo di grandezza si tratta. Ed è una grandezza che si scrive mettendo tra parentesi quadre la grandezza in esame. La dimensione dell'area sono lunghezza alla seconda. Se avessi un volume, quindi area per base per, che ne so, un'altra lunghezza, avrei dimensioni del volume sono lunghezze alla terza. Perché moltiplico una lunghezza per se stessa 3 volte. Ok? Se per esempio prendo una densità, la densità è il rapporto tra la massa e il volume. Anche in questo caso la massa è la densità di massa, il volume è di lunghezza alla terza, quindi chiamiamola d piccolo. Le dimensioni della densità sono massa diviso lunghezza alla terza. Nel nostro caso chilogrammi su metro cubo e via dicendo. Ok? È chiaro fin qua. Tutte le altre grandezze fisiche sono ottenute in base a queste. Queste sono il set fondamentale. La scelta dell'unità di misura, torno a ripetere, è legata a convenzioni. La convenzione vigente è quella del sistema internazionale. Metri, secondi, chilogrammi, ampere. Di ognuna delle unità di misura normalmente vengono definiti usati multipli e sottomultipli. Esempio, che ne so, se ho un'unità che potrebbe essere il metro, il primo multiplo è il decametro, con la scritta DA, significa 10 alla 2.
10, scusate, metri. Un decametro è 10 metri. Poi c'è 10 alla 2 che è letto. Qui va tolto, ecco. 10 alla 3, chilo. Poi ho il mega, 10 alla 6. Il giga, con la G grande, 10 alla 12. Quando sentite parlare di gigabyte, per esempio, per l'unità di misura della memoria di un computer, sono 10 alla 12 byte. Tera, 10 alla 15, la T maiuscola. E poi sotto multipli, deci, di piccolo, 10 alla meno 1, un decimo. Centi, 10 alla meno 2, centesimi. Milli, con la M piccolo, 10 alla meno 3. Poi ci sono i micro, con la mi, questa è una lettera greca che legge M, è una mi, 10 alla meno 6. Nano, N piccolo, 10 alla meno 9. Pico, 10 alla meno 12, pi piccolo. Femto, F, 10 alla meno 15. E così via. Ok? Certo. Tera è 10 alla 15. Fatemi cancellare qui, scrivo un pochettino, creo un po' più di spazio. Il tera è 10 alla 15, tutti e sotto molti. D'accordo? Avete già sentito sicuramente queste diciture. Dimmi. Certo. E questi prefissi valgono per tutte le unità di misura, per le lunghezze, per le masse, per i secondi, eccetera, eccetera, eccetera. Utilizzando i multipli e i sottomultipli ho uno strumento utile per esprimere con determinate convenzioni, con determinate regole, grandezze fisiche anche molto diverse. Questo modo di esprimere una grandezza fisica si chiama notazione scientifica. Ok? Prendiamo per esempio un numero molto grande, la distanza tra la Terra e il Sole. In media durante l'anno, circa 149 milioni di chilometri. Ora, milioni, se dovessi esprimere questo numero con in grandezze fondamentali, cioè in metri, avrei un numero con tre zeri che vengono dai chilometri, sei zeri dai milioni e altri due zeri da qua, un numero lunghissimo. Si usa invece la notazione scientifica, la distanza, chiamiamola di piccolo a questo punto, viene espressa in notazione scientifica quando è scritta in questo modo, un coefficiente, chiamiamolo che ne so k, per una potenza di 10 adeguata nelle sue unità di misura. Questo K è un numero che è compreso tra 1
9,9 periodico, praticamente 10. E n è la potenza di, scusate, è la potenza di 10 che mi serve a esprimere la mia distanza, e poi c'è un'unità di misura. Nel caso della distanza Terra-Sole avremo che cosa? Beh, se k deve essere tra 1 e 10, qui devo portare la virgola dopo il primo 1. Quindi questo diventerà 1,49 per 10 alla che cosa? Beh, qui ho spostato di due virgole, quindi ho un 10 alla 2. Poi milioni è 10 alla 6 e chilometri sono 10 alla 3 metri. Di conseguenza, la potenza di 10 che mi serve è 10 alla 2 più 6 più 3, 10 alla 11. Certo, perché si usa in tutti gli ambiti scientifici. Sono sicuro che l'avete visto anche in scienza, appunto. Ok? Lo stesso vale se il numero fosse negativo, sempre un coefficiente comunque, c'è un valore assoluto più piccolo di 10 e più grande di 1, e la potenza di 10 adeguata. Ok? La potenza di 10 più vicina a questa si chiama ordine di grandezza. Faccio l'esempio, se ho 1,49 per 10 alla 11 metri, il suo ordine di grandezza è 10 alla 11. Se avessi 7,5 per 10 alla 11 metri, il suo ordine di grandezza è 10 alla 12. Aumento di 1 questo esponente, perché? Perché questo numero è più grande di 5, quindi è più vicino a 10 che non a 1. Se questo numero è più piccolo di 5, lascio l'ordine di grandezza uguale alla potenza di 10. Se questo numero è più grande di 5, aumento di 1 l'esponente del 10, quindi ho 10 alla 12. Facciamo un altro esempio. Se 5 si aumenta di 1, da 5 compreso in su. Prendiamo invece un numero molto piccolo, il raggio atomico. L'atomo di idrogeno, che è, chiamiamolo R, 5,29 per 10 alla meno 11 metri. Questo ha un ordine di grandezza di 10 alla meno 11 più 1, 10 alla meno 10 metri. Ok? Perché 5,29 è più grande di 5. Se avessi, che ne so, un'altra distanza in 1,5 per 10 alla meno 13, questo ha un ordine di grandezza di 10 alla meno 13 metri. E questo coefficiente è più piccolo di 5. È tutto chiaro? Dimmi. Se il numero è 5. 5 si aumenta di 1. Da 5 compreso in su aumenti. Domanda. Attenzione. Se scrivo così, che ne so, x uguale 35,7 per 10 alla 2 kg, ho scritto rispettando la convenzione della notazione scientifica oppure no? No, per quale ragione? Perché il coefficiente è più grande di 10.
Come faccio per riscriverlo rispettando la notazione scientifica? Beh, devo spostare questa virgola a sinistra. Quindi qui viene 3,57, ma siccome per passare da questo numero a quello sotto ho diviso per 10, qui devo aumentare di 1, quindi è 10 alla 3 kg. È tutto chiaro? Ok? In questo modo ho rispettato la notazione scientifica. Alcune grandezze derivate hanno diverse anche unità di misura, come per esempio, prima abbiamo visto l'unità di misura del volume, metri cubi, molto usata è anche il litro, per esempio, che sicuramente avete già molto di trattare. Cosa si intende per litro? Un litro vale un decimetro cubo, ma un decimetro sono 10 alla meno 1 metri, quindi un litro sono 10 alla meno 3 metri cubi, cioè in un metro cubo ci sono 1000 litri. Qui essenzialmente lo strumento che utilizzo e utilizzeremo spesso sono le proprietà delle potenze. Ok? Ci sono domande fin qui? La prossima volta cominceremo a fare qualche semplicissimo esercizio che mette in pratica questo, essenzialmente conversione di unità di misura tra unità di misura diverse oppure tra multipli e sottomultipli. D'accordo? Per oggi ci fermiamo qui. Se non ci sono domande, per oggi ci fermiamo qui. Ok? Bene.